Eccoci qui, io vedo che siamo live, mi confermano che ci siamo. Abbiamo avuto un paio di problemini tecnici di cui capiremo anche l'origine, ma in un altro momento, intanto ci siamo collegati, quindi fatemi sapere, confermatemi se questa piccola variazione che abbiamo fatto, ok, benissimo, benissimo, iniziano ad arrivare commenti. Ok, adesso vi faccio vedere anche il mio muso, così mi dite se mi sentite e se mi vedete. Buongiorno, buongiorno. Io ho cambiato habitat, quindi sono un po' più verdognola perché ho i miei cactus e le mie piantine qui dietro. Avevo un po' cambiato location. Come vi dicevo questa mattina nel minuto di allenamento, stiamo un po' cambiando per riuscire a organizzarci sempre meglio con le riprese. Allora, io vedo Simona e vedo Raffaella in linea, benissimo. Continuate a scriverci nei commenti in maniera che io e Francesca possiamo darvi il nostro miglior benvenuto. Abbiamo fatto un po' di tentativi, ma adesso ve li raccontiamo. Nel frattempo faccio entrare la nostra ospite di oggi, la nostra nutrizionista Francesca. Adesso le tolgo tutti i lucchettini e la tiro fuori dal mio cerchio. Eccoci qua. Buongiorno, Eccoci. buon pomeriggio. Ciao Francesca. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un tentativo di riuscire ad andare in diretta sulla pagina, ma alla mia piattaforma delle dirette non è piaciuta questa cosa, quindi ci ha detto no. Noi da bravi abbiamo ricancellato tutto e siamo tornati in diretta su Benessere. Voi ci siete. Benissimo, e ciao anche a Cinzia. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, anche oggi in realtà noi non andiamo mai per il sottile, Francesca, abbiamo sempre dei super mega argomentoni. Molto, molto bassi vari. Allora, perché oggi siamo così e abbiamo messo tante domande diverse? Perché sono proprio arrivate le domande specifiche su più argomenti, su quel macro argomentone che è l'integrazione, quindi gli integratori. Quindi, un po' per capire di che cosa stiamo parlando, ti faccio una domandina, ma da rispondere in maniera super sintetica. Per integratori che si intende? Che vuol dire? Allora, per integratori si intendono tutte quelle sostanze che integrano e ci danno quella cosa in più per soddisfare il nostro fabbisogno quotidiano. Diciamo che tra gli integratori sono compresi anche i fitoterapici che comunque magari hanno già dentro di sé alcune proprietà che ci permettono di svolgere tutte le normali funzioni. Ecco, quindi Benissimo. questo è, diciamo, il mini riassunto, ecco. Quindi per integratore non si intende solo qualcosa di chimico e invasivo. Assolutamente no. Cioè, dipende molto da, appunto, dalla sostanza. Questo però siamo attenti perché non vuol dire che se è naturale allora può essere preso sempre. Ci sono, come al solito, dei se e dei ma. Quindi bisogna capire un po' lo stato di salute, i vari farmaci che una persona magari prende, e in base a quello scegliere anche con il medico, per esempio, a disposizione, capire se può essere prodotto che può fare del bene oppure no alla persona, perché poi magari prendendo cose a caso si fa più del male che del bene. Quindi non ne vale tanto la pena. Informiamoci sempre e cerchiamo di chiedere proprio a chi è competente in materia se può essere adatto oppure no per noi. Quindi questa cosa ci premevo a dirla. Hai fatto benissimo perché noi ricordiamo, portiamo nelle rubriche degli argomenti anche sensibili e delicati, ma sempre con l'idea che noi diamo degli strumenti, non diamo quella che è la risposta a ogni male. No, purtroppo no. Esatto. Si potesse fare, lo faremmo anche, però se no i professionisti non viaggerebbero su consulenze e su percorsi personalizzati, ok? Ma Ecco poi perché. siamo proprio tanti, esatto, ognuno di noi è fatto in maniera diversa, può reagire in maniera diversa a determinate sostanze, quindi è sempre bene capire qual è il prodotto più adatto alla persona, ecco. Benissimo. E quindi affrontiamo i temi delle domande che ci sono arrivate. Il primo temone era proprio integrazione e menopausa. Quindi aiutami un po' a capire da che parte prenderla, perché secondo me anche qui ce n'è
delle ore da parlare. Allora, naturalmente di integratori ce ne sono tanti combinati insieme, quindi io adesso oggi vi parlerò soltanto di alcuni tipi di fitoterapici oppure quali sono gli integratori più famosi che vengono, che ci sono in commercio. Quindi poi dipende sempre, ci sono altre cose che magari agiscono più o meno nello stesso modo, però magari sono un po' meno conosciute. Quindi essenzialmente per la menopausa ci sono due fasi importanti per la menopausa. C'è una prima fase in cui abbiamo tutta una variazione a livello di ormoni e quindi iniziamo ad avere caldane, sudorazione notturna, siamo irritabili più del solito, quindi tra le varie cose. Quindi diciamo che in questa fase qua ci sono determinati tipi di integratori. E poi c'è un'altra fase in cui non c'è più tutta questa fluttuazione di ormoni, ci siamo un po' più stabili, ci siamo stabilizzati e quindi dobbiamo stare più attenti a problemi di osteoporosi, articolazioni e cose di questo tipo. Quindi diciamo che ci sono queste due fasi, diciamo, della vita di una donna in menopausa. Nella prima fase, gli integratori, quelli più conosciuti, sono gli isoflavoni. Gli isoflavoni cosa sono? Sono delle sostanze che sono presenti in determinate piante, come ad esempio la soia o il trifoglio rosso. Questi sono i due isoflavoni che sono più riconosciuti e che ritroviamo poi tra le etichette degli integratori. Parentesi piccola piccola, ecco perché la nostra naturopata ci aveva detto il trifoglio rosso non solo potete raccoglierlo nel giardinetto di casa, ma vi fa benissimo, benissimo una tisanina con trifoglio rosso. Quindi ricordatevi che la soluzione non è solo da un punto di vista, ma si lega a un discorso più vasto di benessere. Assolutamente, non hai fatto benissimo a dirlo. No, quindi naturalmente la differenza tra tisana e integratori è che gli integratori sono tutte in forma più concentrata e quindi diciamo che agiscono maggiormente, ecco. Però comunque se uno magari prende più farmaci, più cose, magari una tisanina può aiutare lo stesso quel poco e abbiamo una dose un po' più bassa che non ci fa assolutamente male, ma che possiamo prendere tranquillamente. Quindi è sempre molto importante anche capire perché è necessario prendere un integratore oppure basta solo la tisana, dipende un attimino dall'obiettivo e dalla mia situazione di malessere anche generale, ecco, anche perché siamo tutte diverse, soprattutto in menopausa, sento dei racconti che mi fanno rabbrividire a me per quando sarà, comunque. E sono tutti diversi, ci sono quelle persone che magari mi ingrassano, ci sono le persone che si alza solo il colesterolo però non ingrassano di un chilo, cioè siamo fatti proprio in maniera diversa, ognuno risponde in maniera diversa a queste fluttuazioni anche ormonali. Quindi è molto importante tenerlo presente. Comunque, questi isoflavoni, per farla breve, cosa sono? Sono dei fitoestrogeni, quindi delle sostanze che sono molto simili agli estrogeni che produciamo. Durante la menopausa cosa succede? Abbiamo una diminuzione degli estrogeni, naturalmente, e quindi introducendo questi fitoestrogeni simuliamo un po' quelli che normalmente produciamo noi, quindi il nostro corpo si lega e fa sparire un po' tutti questi inconvenienti come caldane e di questo tipo. Quindi molto importante per questo, il trifoglio rosso viene anche assorbito abbastanza velocemente, più velocemente rispetto alla soia, quindi di per sé va molto bene. Ricordiamoci che la soia in generale, adesso bisogna capire se è un'estrazione o che tipo di prodotto integratore è, ma comunque va a interferire anche con la tiroide, quindi magari il trifoglio rosso potrebbe andare un po' meglio, ecco. Quindi bisogna sempre capire in base a patologie, in base alla situazione. Quindi questo è per la prima fase, gli isoflavoni sono quelle sostanze che regnano un po' sovrane in questo mondo, ecco. Poi vabbè, magari ci può essere anche l'aiuto di omega 3 o cose di questo tipo, però comunque in ogni caso sono un ottimo aiuto, ecco. Seconda fase invece abbiamo detto che è quella dell'osteoporosi, cioè per cercare di contrastare l'osteoporosi.
Allora, una sostanza, l'abbiamo detta, abbiamo fatto una live su quello, è la vitamina D, ok? La famosa vitamina D che serviva per il sistema immunitario, ma è più conosciuta da molto più tempo proprio per l'assorbimento di calcio a livello intestinale, per il riassorbimento a livello osseo, per anche andare ad agire sulla paratiroide che è coinvolta poi ulteriormente sul metabolismo dell'osso, quindi e anche sull'escrezione renale di calcio e fosforo. Quindi è collegata un po' con tutto quello che riguarda il calcio nelle ossa, ok? Quindi, e quindi anche in fase 2 della menopausa siamo sempre lì. Assolutamente sì, proprio perché ora, anche se non è che viene automaticamente uno entra in menopausa e viene l'osteoporosi, però se stiamo attenti sempre al quantitativo di vitamina D che noi introduciamo, oppure semplicemente quello che abbiamo già nei nostri adipociti di riserva, diciamo, già quello può essere un aiuto per cercare di mantenere una giusta omeostasi di calcio, eccetera. E quindi non viaggiamo solo in fase di patologia, magari anche stiamo attenti, perché siccome la fase è quella, facciamo un po' di assolutamente prevenzione. Assolutamente sì, prevenzione, quella è sempre la prima cosa. Poi nel momento in cui una patologia inizia con, non è più un'integrazione, perché la vitamina D e il calcio vengono dati a un dosaggio molto massiccio, quindi si parla di dose farmacologica di entrambi in questo caso, però è una cosa che viene dopo. Se prima cerco un attimo di avere il giusto dosaggio di vitamina D nel sangue, sicuramente è preferibile, naturalmente. Benissimo, piccola parentesi, perché io invito sempre, occupandomi tanto di prevenzione, sia nel benessere che nella difesa personale, non aspettiamo che il patatrac sia combinato, di avere già i primi sintomi intensi e poi magari dover giustamente ricorrere a altre procedure, magari se facciamo un po' di attenzione prima, con un'alimentazione consapevole riusciamo a fare prevenzione reale. Anche perché è più importante la prevenzione che la cura, che è molto relativa, nel senso che non è che si guarisce completamente dall'osteoporosi, abbiamo sempre, cioè cerchiamo di non peggiorare la situazione, di mantenerla il più possibile, in alcuni casi magari migliora anche un po', però magari un po' di osteopenia rimane l'osteopenia, la fase prima dell'osteoporosi, dove non si parla proprio di vera e propria osteoporosi, ma quella via di mezzo che è già abbastanza pericolosa, viene già definita appunto malattia, tra virgolette. Quindi, benissimo. Quella ci va sempre, importante, ormai credo che l'abbiate capito, ve l'ho ripetuto un po' in tutte le salse. Ecco. Quindi, oltre a quello, ci sono dei fitoterapici che possono aiutare. Ci sono delle sostanze, delle piante che sono ricche di silicio organico. Il silicio organico cosa va a fare? Va anche questo a aiuta la mineralizzazione ossea. Quindi in modo che il calcio venga di nuovo assorbito, tra virgolette, nelle ossa, in maniera un po' diversa dalla vitamina D, però poi la funzione è un po' quella. E viene consigliato sia nell'osteoporosi sia in caso di frattura, proprio per cercare di rimineralizzare l'osso. Quindi molto importante. Dove si può trovare? Un esempio di piante sono il bambù o l'echiseto, questi sono molto ricchi di silicio e quindi ci aiutano da questo punto di vista. Poi oltre a quello il silicio è anche coinvolto nella produzione di collagene, quindi per i dolori di alle articolazioni e cose del genere, molto importante. E naturalmente anche in realtà rinforza anche un po' gli NSI cutanei, quindi unghie, capelli, queste parti qui. E stop, essenzialmente l'echiseto è anche un po' drenante, diuretico, quindi diciamo che le piante in realtà non è che fanno solo una funzione, per questo è anche importante cercare di capire se va bene oppure no quella pianta per noi, perché in realtà tutte le piante fanno più funzioni, hanno più aspetti positivi, che possono essere positivi, però magari ecco, prendo un diuretico, magari l'echiseto lo evito, visto che ha anche questa proprietà. Bisogna sempre capire un po' in base a persona a persona come quindi ricordiamo l'autogestione. Ho sgridato due giorni fa un mio allievo che si è inventato degli allenamenti e poi mi ha detto: ma i test come sono andati? Io ho detto: sono andati nel senso che non possono andare, come faccio a testare una roba se mi hai combinato un casino? Non posso farlo. E quindi io ho detto: se la pianti di autogestirti e fai quello che ti dico, posso testarti. Okay. Il concetto è sempre quello, l'autogestione che si faceva al liceo, ma insomma è sempre quella roba lì. Mi raccomando,
con attenzione, perché se io voglio un risultato e mi autogestisco, magari no, ecco, facciamo attenzione, vi prego. Può funzionare come non, però affidare la nostra salute un po' così a caso non è proprio il massimo, si tratta di salute, quindi facciamo attenzione semplicemente. Benissimo, benissimo, perfetto. La menopausa, grosso modo, queste sono le cose importanti, quindi cosa abbiamo detto? Prime fasi, sofragoni, poi siamo un po' attenti alle ossa, quindi sentiamo vitamina D, oppure piante che sono ricche in silicio, come appunto il babbo o l'echizeto, che possono aiutare. Benissimo, perfetto. Quindi noi abbiamo... Esatto, per essere schematica, perché sennò... Allora, siccome le domande che sono arrivate a noi e a Francesca sono varie, lei è stata brava e mi fa, io ho uno schemino, vado avanti a tambur battente, se poi hanno delle domande ulteriori, al massimo possiamo approfondirle poi in un secondo appuntamento, perché si può fare. Io in realtà a Francesca mi sono già prenotata 18 argomenti, perché l'altro giorno mi ha dato un vocale e ho detto, senti, secondo me si potrebbe fare anche questo. Quindi lo metteremo in coda, si può fare, si può fare. Quindi chi mi ha fatto la domanda per la menopausa, mi raccomando, prenda le informazioni che adesso Francesca ha dato, se ha una domanda più specifica può farcela sia qui sotto sia sul numerino del dojo, ovviamente per privacy. Diciamo che se è troppo specifica piuttosto mandarla sul numero, perché magari cioè, non posso rispondere così, cioè, ho bisogno magari delle informazioni in più per dare una possibile risposta, ecco, quindi... cerchiamo di essere comunque un po' sul vago, va bene qualcosa di più specifico, ma non troppo, perché sennò diventa complicato per me gestire non conoscendo la persona che mi ha posto la domanda. Esatto, assolutamente. Quindi mi raccomando, casomai fosse che c'è una tematica particolare che io voglio trattare e risolvere perché ci tengo, si fissa piuttosto una consulenza ancora online, perché Francesca sta ancora continuando un pezzettino di percorso. Più o meno, in realtà no. Ci sono normative in corso che bisogna capire un attimino cosa stanno facendo. No, okay. In ogni caso, in un modo o nell'altro, troviamo il modo di assistervi, ecco. Benissimo, sì, perché io ho Gabriel l'informazione, lo sto guardando, e credo duri tutta la settimana, 3 ore al giorno, quindi anche noi, ognuno di noi professionisti sta cercando di capire che cosa possiamo fare, come, quando, in questo momento, quindi vi aggiorneremo. In ogni caso fate domande, che le domande rispondiamo. Quindi, primo argomentone, menopausa. Secondo argomentone. Allora, visto che è collegato un po' alla menopausa, qualcosa sul metabolismo, in maniera anche qui molto schematica, perché sul metabolismo c'è di tutto, per dimagrire c'è di tutto. Allora, io dividerei, parliamo di aumentare il metabolismo, visto che era quella un po' la domanda che mi sembra fosse stata posta, quindi non vado nel dettaglio in cose che inibiscono l'assorbimento di o in altre sostanze. Diciamo che le cose che aumentano il metabolismo sono essenzialmente... due, che sono i prodotti che contengono caffeina, per farla breve, li possiamo anche racchiudere così, e quelli che invece vanno a stimolare la tiroide. Perché? Perché hanno magari dello iodio e quindi questo va a stimolare la tiroide. Naturalmente queste cose, come al solito, bisogna fare attenzione a chi le si dà. Ormai questo, cioè, rassegnatevi che ve lo ripeto ogni momento, che bisogna capire un attimino se va bene oppure no. Nel senso, se sono ipertesa e prendo un prodotto per dimagrire che ha tanta caffeina all'interno, ecco che naturalmente non fa tanto bene, la mia ipertensione peggiorerà. Quindi non è il caso di aumentare il farmaco per prendere l'integratore, cerchiamo di fare un po' di attenzione. Oltre a questo, naturalmente questi integratori che aumentano il metabolismo, sì, qualcosa, un minimo, possono aiutare, però se io non cambio il mio modo di mangiare, assolutamente non cambierà mai nulla. Quindi, prima cosa, naturalmente, se prendo l'integratore sperando nella pillolina magica, no, non funziona così, avremmo sconfitto l'obesità nel mondo, non andremo a spendere un sacco di soldi nel fare operazioni, sostenere i costi anche a livello di sanità, le persone infartuate, cioè ci sono dei costi importanti dietro, quindi naturalmente li eviteremo, però purtroppo, ripeto, bisogna fare sacrificio, muoversi tanto, mangiare bene, e poi magari può esserci anche l'ausilio dell'integratore in alcuni casi.
bisogna capire un po' se è necessario, se va bene, se va male. Nel senso, ad esempio, sono una persona molto nervosa, mi prendo una cosa che è ricca di caffeina o sinefrina o iodio per la tiroide e comunque mi agita, cioè c'è niente da fare e quindi ne vale la pena. Bisogna anche farsi tutti questi ragionamenti dietro, bisogna capire, cioè fare delle scelte consapevoli come al solito. Alla fine lo scopo di queste live era questo, quindi mi piace ricordarvelo, ecco. Ecco, diciamo che proprio per questo ci si appoggia a un professionista, perché lui sia in grado di valutare con la sua preparazione, la sua esperienza, quello che è l'insieme della nostra situazione. Quindi mi raccomando, la regola è sempre la stessa. Quindi vanno ad aumentare il metabolismo perché in realtà vanno ad agitare il metabolismo. Il metabolismo, sì, esatto. Nel senso, cosa fa la caffeina? La caffeina, a parte essere un po' termogenica, quindi fa in modo che noi bruciamo più calorie, più sostanze e le trasformiamo in calore, poi mobilitano anche gli acidi grassi. Mobilitando gli acidi grassi e lasciandoli in circolo fanno in modo che questi possano essere più facilmente utilizzati e degradati. Quindi questa è un po' la funzione della caffeina. Le piante sono il guaranà, il matè, il tè verde, ce ne sono tantissime in realtà, comunque più o meno queste sono quelle più famose, ecco. E poi ci sono anche delle sostanze che agiscono in maniera simile, quindi sempre a livello di termogenesi, che è appunto la sinefrina contenuta nel citrus, che anche lì tende anche quella per gli ipertesi non va tanto bene, e anche quella agisce in maniera molto simile. Mentre invece quelle che contengono iodio, la differenza essenzialmente è che avendo tanto iodio vanno a stimolare un po' con la tiroide, la funzionalità tiroidea. In genere quali sono? Sono alghe, quindi quando noi vediamo le alghe, quelle hanno tanto iodio e quindi naturalmente vanno ad agire un po' in questo senso. Un esempio può essere il fucus, che è una di quelle piante un po' più conosciute, che ha anche un po' una funzione saziante perché degli alginati, cioè praticamente si crea un gel a livello del nostro stomaco e si riempie prima, mettiamola semplicemente così. Quindi questa è appunto un'altra pianta che può un po' aiutare. Naturalmente anche lì tiroide, chi prende l'Eutirox naturalmente sa benissimo che assolutamente bisogna stare molto attenti con lo iodio, quindi prestiamo attenzione a quello che prendiamo e facciamoci consigliare. Mi raccomando, non c'è pillolina magica. Io ho messo apposta nell'immagine di copertina di oggi le manine che tagliavano le pilloline, perché non è un concetto di prendo pillolina e quindi tutto il resto faccio che caspita mi pare, ma è sempre un insieme. Benissimo. E quindi caffeina, iodio? E quello è appunto il citrus che ha la sinefrina, quindi sono essenzialmente questi tre che agiscono un po' sul metabolismo essenzialmente. Benissimo. Gli altri sono, cioè i vari prodotti che ci sono in commercio in genere sono una botta di caffeina abbastanza importante, oppure sono mischiati, ci possono essere dei drenanti che quindi agiscono un po', magari hanno un po' di caffeina o qualcosa che drena e di conseguenza magari perdi un po' di acqua in eccesso, la caffeina ti smuove qualcosina e magari qualcosa possono aiutare, ma ripeto, se poi mi mangio non so, tutti i prodotti in scatola che sono pieni di sale e mangio una quantità importante di cibo, non ho cambiato niente nella mia dieta, tutto ciò non serve assolutamente a nulla, quindi nel senso insieme a una dieta, cioè di dieta barra stile di vita sano comunque in ogni caso, mettiamola così. E io aggiungerei a questo punto se non mi muovo e se non mi alleno. Anche, ovvio, quello anche, sì sì, no, ma è tutto collegato, anche per quanto riguarda la menopausa, osteoporosi, comunque anche lì l'allenamento è molto importante per cercare di mantenere un osso forte, mettiamola così, quindi l'allenamento va a stimolare, mentre invece le condotte di stile di vita un po' non troppo sani come l'alcol e il fumo naturalmente vanno a peggiorare, quindi naturalmente fare uno stile di vita corretto è sempre molto importante. È sempre lui. Quindi vi ripetiamo continuamente che bisogna stare attenti a cosa si mangia e a muoversi correttamente, perché? Perché in realtà facendo già quello, già c'è una bella base. Pressione su un sacco di patologie, quindi lo vediamo, appunto osteoporosi, malattie cardiovascolari naturalmente sono collegate, e poi tutto un collegamento, quindi muoversi bene è sempre
importante. E invece se parlassimo di sport, ma legassimo il concetto di integrazione di sport, quindi io voglio proprio una mano per l'integrazione nell'allenamento, e qui si apre di nuovo un vaso di Pandora. Ma cercando di stare sempre sul più o meno sullo specifico della domanda e sempre aprendoci a domande future, perché anche qui come ti alleni, che cosa fai, a che ora, cioè insomma, si apre veramente il devasto, ma cercando di stare sul punto, aiutaci un po' a capire integrazione e sport e queste benedette proteine, se ha senso o non ha senso per tutti, non per tutti. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che chi magari suda tanto ha bisogno di un'integrazione di sali minerali. Quindi vado a fare, non so, la corsa, so che ci sono molte persone che corrono nel dojo, ho letto, giusto? Quindi vado a correre. Più che altro ci siamo aperti a questa categoria specializzandoci, perché io ad esempio odio correre, quindi ad esempio non si può essere bravi a tutto. Io sono Vabbè, no. brava a menare le mani, me la cavo nello street fighting da tanti anni, e sono molto elastica, sono brava nello yoga, la corsa proprio non è una roba che fa per me. Ma poi ci siamo specializzati perché molti che arrivavano da noi erano rimasti delusi da altri allenamenti perché non erano adatti alla corsa. E allora abbiamo Esatto. iniziato a testare, provare, eccetera, e quindi sì, adesso siamo fieri, fieri possessori di dojini corridori. Ecco, perfetto. Quindi diciamo che per loro che sudano tanto, che magari, ecco, magari se fai 20 minuti di corsa non è che c'è bisogno di questa grande integrazione, naturalmente. Però se inizio a correre e piano piano mi alleno, divento sempre più bravo, inizio a far più caldo e sudo sempre di più. Noi con il sudore non perdiamo solo acqua, ma perdiamo anche sali minerali, quindi di conseguenza potrebbe essere importante una integrazione in questo senso di magnesio e potassio, ad esempio. Quindi in questo caso può avere senso. Se sono un corridore, un ciclista professionista, oltre a magnesio e potassio, magari potrei aver bisogno anche di sodio, perché noi perdiamo anche il sale, tra virgolette, cioè il sodio che è presente nel sale. Con il sudore, quindi anche se sudo veramente tanto potrebbe essercene bisogno, oppure potrebbe esserci bisogno anche di delle maltodestrina, quindi di quegli zuccheri già scomposti semplici, però stiamo parlando di chi fa chilometri e chilometri, non chi fa il giretto in bici 10 km e basta. Quindi ecco. Legato a questo, giustamente Simona ci dice, in valle la corsa è una tradizione, però anche lo stile della corsa è differente, perché una Adesso corsetta in Torino, intorno all'isolato, in Piazza d'Armi è un conto, una corsa che va invece a anche variare l'incidenza della pendenza, anche lì se la faccio sul terreno, se la faccio sul cemento, cioè ci sono tante variabili e di nuovo, in queste condizioni, ripeto, è importante anche la tecnica e l'affiancamento mobilità che si va a fare, quindi non solo l'integrazione, ma anche non dover poi integrare troppo perché mi sono fatto male prima. Quindi, ecco, certo. anche lo stile di corsa varia, quindi in questo caso sì, la corsa è veramente un dispendio di energie. Indifferente, certo. Sì, assolutamente sì. Lì dipende tutto da quanto uno fa e qual è il suo, cioè quanto suda, quanto riesce a fare. Cioè, ci sono tutta una serie anche lì di variabili che mi fanno dire sì, può essermi utile, no, non può essermi utile. Diciamo che del magnesio e potassio, comunque, quando fa tanto caldo, se io faccio anche attività di questo genere, possono essere utili effettivamente, cioè male in quel punto a quel punto non fanno, ecco. Quindi molto easy, magari ecco maltodestrina o cose del genere, quelle se non corro tanto oppure non vado a farmi 40 km in bici, direi che possiamo anche evitare, ecco, bisogna un attimino capire. Quindi questo come sali minerali e appunto maltodestrine, eccetera. Per quanto riguarda invece l'altro capitolone, proteine, proverò anche qui a essere un po' sintetica perché sennò è dura, può essere utile in base a cosa sto mangiando, quante proteine sto mangiando io durante la giornata, perché se soddisfo abbondantemente il mio fabbisogno proteico, in realtà introdurre altre proteine,
posso anche evitare, cioè non ha tanto senso, anzi magari vai un po' a sovraccaricare un po' troppo il tuo corpo, quindi in quel caso lì non è necessario. Se invece di proteina magari non mangio in forma normale, ho bisogno di integrare per arrivare al mio fabbisogno proteico giusto da sportiva, allora può avere senso. Detto ciò, anche in base un po' anche all'attività sportiva, magari chi va in palestra e solleva comunque alti carichi, anche lì magari le proteine possono essermi d'aiuto. Quindi tutto varia un poco, come al solito, al tipo di dieta e al tipo di attività fisica. Quindi appunto faccio sport, quali proteine prendere? Allora, quelle che normalmente io consiglio sono le whey, che quindi sono quelle del siero del latte, che sono le classiche, diciamo, che vengono utilizzate, consigliate. Diciamo che sono, essendo proteine del siero del latte, sono comunque, non sono amminoacidi, sono proteine, quindi sono complete un po' di tutti i vari amminoacidi, e si è visto che comunque dare quello, dare i BCA, che sono gli amminoacidi ramificati, grosso modo in realtà non c'è tutta questa differenza, cioè sul cronico almeno, sul lungo periodo non c'è tutto questo cambiamento, quindi essenzialmente meglio whey, anche perché costano meno, a meno che naturalmente non si abbiano problemi particolari, nel senso che BCAA hanno come caratteristica quella di non passare, di non essere metabolizzati nel fegato, quindi se io ho un fegato un po' compromesso, magari a quel punto lì potrebbero essermi più comodi gli amminoacidi ramificati rispetto alle whey, oppure un'intolleranza al lattosio, non digerisco proprio nulla, ci può essere ancora qualche traccia di lattosio nel whey, evito, voglio cambiare e o magari con i BCAA prima delle proteine vegetali, anche perché le proteine vegetali come gusto mi dicono che sono una bontà, io non ho mai assaggiate, ma conosco gente che è rimasta traumatizzata da questa cosa, quindi non ve le consiglio, ecco. Io la prima volta che ho assaggiato le proteine di un'altra marca con cui io mi trovo abbastanza bene, ho mangiato quelle ai piselli, vi assicuro, non credo di aver, no vabbè, forse la bardana in capsule e peggio. Però comunque siamo lì, c'è una roba mefitica, perché non volevo più prendere quelle proprio al siero del latte in un momento in cui dovevo aiutarmi perché avevo veramente un alto carico di lavoro, ho provato quelle lì, certo, hanno fatto il loro lavoro, poverine, però se guardate il gusto, no, insomma, cioè, mi hanno detto racconti proprio terrificanti, quindi forse è meglio lasciar perdere. Vabbè, poi naturalmente dalle scelte anche etiche di vita, quindi per carità, lì è un altro paio di maniche. Ecco. Ci dicono, infatti fanno proprio schifo. Ecco, vedo che è rimasta traumatizzata anche la persona in questione. Leggo una domanda. Allora, ci dice invece Simona, quelle della canapa. Io vedo un'altra cosa prima, ma quelle whey sono impattanti e sensibili al latte, te la sei persa quella? Sì, ce lo so, sì, perché mi sono comparse tutte e tre insieme, eccola. Ok, allora, come al solito, lì dipende molto dalla sensibilità che uno ha verso il latte, perché ci sono le persone che sono altamente sensibili e ci sono le persone che comunque non sono così tanto sensibili. Diciamo che se parliamo di sensibilità al lattosio, comunque nelle whey non è che c'è tutto solo lattosio, c'è soprattutto nelle concentrate, nelle proteine concentrate, perché ci sono anche lì diversi tipi di whey, ci sono quelle appunto concentrate, isolate e idrolizzate. Diciamo che comunque nelle concentrate magari qualche traccia in più di lattosio c'è rispetto alle altre, nelle isolate non dovrebbe esserci tutto questo lattosio, ecco. Quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli, però ripeto, dipende un po' dalla sensibilità che ognuno di noi ha verso quella cosa o verso magari proprio la sieroproteina in questione, quindi magari uno è sensibile proprio alla sieroproteina del latte, ecco. Invece quelle alla canapa io sinceramente non le ho mai provate. Ah, neanch'io, come gusti non so dire se come possono essere, comunque in generale il punto è cercare di dare delle proteine che vadano a ripristinare un po' quelle che io ho degradato facendo lo sforzo muscolare, quindi durante l'attività muscolare, l'attività fisica, io vado a rompere un po' quelle fibre muscolari che si sono create, devo cercare di ricostruire, di dare quello stimolo anabolico per costruirne anche di più di quelle che ho rotto, e quindi magari se non ho abbastanza proteine,
fine questa cosa mi succede. Quindi bisogna capire, però diciamo che anche lì dipende dallo sforzo e dal mio obiettivo. Se no, magari anche uno spuntino leggermente più proteico può bastare, cioè nel senso, non sempre poi c'è bisogno assolutamente delle whey. Come detto, ripeto, dipende da quello che fai e da quello che mangi. Quindi se l'attività fisica non è così intensa, non vedo il motivo per cui prendere le whey, onestamente. Io che lo faccio di lavoro da ormai 10 anni e l'ho fatto anche come secondo e terzo lavoro, quindi facendo anche tutt'altro, sono pochissimi i casi in cui ho integrato, sono veramente pochi. In alcune occasioni sì, però figuriamoci se mi alleno in maniera non troppo invasiva e non ho focus di prestazione, immaginate che se faccio attenzione all'alimentazione. In realtà. Ma poi magari non sto cercando di mettere su massa muscolare, in quel caso lì prendere le whey in realtà è poco, perché già in realtà la cosa importante sarebbe cercare di mangiare in maniera corretta in modo tale da non perdere troppo massa muscolare, però non sono le whey che mi cambiano la vita o che mi fanno crescere chissà quanto il muscolo, perché per crescere il muscolo bisogna anche mangiare di più, perché sennò il nostro organismo non lo fa crescere il muscolo. Quindi ripeto, dipende anche proprio dall'obiettivo che uno si dà nel fare attività fisica, ecco, quindi. Cioè, ecco, in questo caso posso dire che guida l'alimentazione consapevole, un allenamento ben calibrato e consapevole, dopodiché l'integrazione, cioè andiamo a step, c'è tanta tanta roba prima. Ecco, ci fanno una domanda che è molto carina, ma le proteine essendo artificiali non sono qualcosa che il corpo accetta poco? Allora, le proteine consideriamo che artificiali, beh più o meno, sono le proteine del siero del latte che sono state concentrate alla fine, quindi potremmo vederle come artificiali, nel senso che comunque sono state estratte, è stata levata la caseina e tutto, però cioè, sono comunque, soprattutto queste, le whey, che sono appunto le sieroproteine classiche del latte, quelle le ritroviamo nel latte, ok? Quindi non sono così estranee da darci particolari problemi in realtà. Poi ripeto, dipende da tutta una serie di fattori, anche da quanto si prende. Ho sentito di personal trainer che consigliano, guarda, ogni tanto mi metto le mani nei capelli che dico, ma perché non mi fanno fare il mio lavoro? Cioè, tipo hanno dato 120 grammi di proteine al giorno, le whey, che comunque le whey rispetto ad altre proteine vanno ad agire anche un po' sull'insulina alzandola. Quindi anche lì, magari, cioè quella persona è diventata tipo diabetica, non è proprio il massimo. Quindi nelle dosi giuste, in realtà, quei 30 grammi che normalmente si consigliano, se ce n'è bisogno, ma può essere anche meno, dipende un attimino da cosa si vuole fare, diciamo che possono, poi soprattutto non è che uno poi per forza deve prenderle tutti i giorni, cioè nel senso può anche prenderle solo nel momento in cui si allena, quindi non è una cosa che dici prendo tutti i giorni della mia vita. Ripeto, dipende da quello che fai. Quindi se sei un agonista a un livello importante, magari può esserti utile effettivamente. Se fai 2 volte a settimana un po' di attività fisica, cioè, e vuoi aumentare la massa, ok, possono ancora starci, però dipende sempre un po'. Non è così schematico, non per forza dobbiamo prenderle poi sempre. Ecco, diciamo che legata a una persona che vuole fare corsa in maniera proprio prestativa, quindi vuole andare poi a fare le gare, vuole andare poi a fare i trial, ok, ci ha detto adesso riprenderò in mano la situazione dell'alimentazione, quindi la persona con cui parlavo l'altro giorno è consapevole del fatto che sta aggiustando in meglio l'allenamento con noi, però adesso deve ritornare a fare quell'attenzione che nel momento stesso non ci stava tutto insieme, ha preso un pezzettino alla volta, ed è il momento in cui, quindi il consiglio è sempre riprendiamo in mano step by step, prima la base e poi la capocchietta, perché il grattacielo o la piramide non è che si parte dalla punta, sempre dalla base, quindi prima di pensare di mettere nel nostro corpo qualcosa in più, guardiamo che cosa stiamo combinando. Il resto è fatto bene oppure no, anche perché quello che poi conta tanto sono appunto le altre due cose. Quello è il minimo che può migliorare un minimo l'efficienza totale, però non è che mi cambia completamente, mi fa diventare il campione. Cioè se non mi alleno bene, non mangio bene, comunque
Cambia poco, ecco. Quindi magari Quante, quante persone nell'universo fanno sala pesi un paio di volte a settimana e prendono proteine ramificate? Cioè fanno delle peggio porcate e poi non è che vediamo degli Adoni in giro, esatto. Quindi, bisogna ecco, capire, bisogna proprio. esattamente, esatto. Quindi mi raccomando, queste rubriche servono anche a rendervi più consapevoli che c'è tanto che possiamo fare prima di esagerare, ok? C'è tanto che possiamo analizzare prima. Invece ti chiedo, per vitamine invece, per gli sportivi? Allora, vabbè, vitamine, in realtà non c'è una necessità, cioè, non c'è una necessità di integrarle, in realtà. Nel senso che comunque lo sportivo produce tanti radicali liberi, però se comunque mangia la giusta dose di frutta e verdura, in realtà con l'alimentazione dovrebbe già essere sufficiente integrarla. Quindi naturalmente siamo attenti in generale a vitamina E, C, comunque gli antiossidanti classici che possono esserci utili, però facendo una dieta con tanta verdura e tanta frutta, in realtà integriamo abbastanza, quindi non c'è tutta questa necessità. Ecco, poi grosso modo, cioè naturalmente anche lì a volte si stanno facendo anche lì degli studi su vitamina D, di nuovo è importante o non importante, anche legata allo sport, quindi ci sono poi altri studi che sono di nicchia, bisogna capire effettivamente quanto valore scientifico abbiano, però comunque sembrerebbe che in realtà se io ho una dieta varia ed equilibrata e mangio la quantità giusta e non quei 50 grammi che ogni tanto magari la persona mangia, cioè allora siamo tranquilli, ecco. Quindi mi raccomando, la C e la D non è che non sono importanti per gli sportivi, è che sono importanti per l'essere umano. Quindi quello che è importante per l'essere umano vale anche per il povero Esatto. sportivo che non è un alieno con le antennine, ma è sempre. Sì. No, va bene, serve tutto. Poi se io assumiamo, abbiamo, ripeto, un'alimentazione corretta, questi integrano, però magari un'alimentazione corretta, uno stile di vita attivo e sano, magari non comportano magari appunto il non fumare o varie altre cose, magari possono aiutare a non farsi fuori tutti gli antiossidanti che ci servono per sopravvivere in modo giusto. Ecco, diciamo che qui la domanda di prima dell'artificiale che può non essere accettato dal corpo, ecco, possiamo rigirarla in questa maniera, che effettivamente il corpo predilige prima avere una base di alimentazione e Infatti, ad poi quello. esempio, vitamine e sali minerali che sono estratti magari dalla frutta, che sono di origine naturale, in realtà sono un po' più biodisponibili, quindi riusciamo ad assorbirli meglio a livello intestinale rispetto a quelli chimici. Quindi delle differenze naturalmente ci sono, se non riusciamo a fare tutto in maniera naturale è sempre meglio rispetto al farmaco. Detto ciò, ripeto, naturalmente dipende un po' dalla cosa e da quanto ne utilizziamo. Ultimo argomentone, dico bene? Sì. Benissimo. Ultimo argomentone che ci è proprio stato fatto in maniera specifica, ma io a questa persona ho già detto subito, guarda, la tua situazione è un po' complicatina, quindi questa persona è già stata trattata anche da vari professionisti, però parliamo in generale di un po' problemi che possono essere nausea o diarrea e di integrazione. Quindi questa persona in particolare mi diceva proprio, io sono stata seguita e anche con effetti positivi, ma nel momento in cui smetto l'integratore torno alla condizione precedente. Quindi cosa ci puoi dire un po' riguardo a questo argomento, anzi questi mega argomentoni e all'integrazione? Allora, lì il punto è cercare di capire qual è la causa primaria, tra virgolette, per cui viene questa cosa. Mi lovi. Esattamente, assolutamente sì. No, diciamo che purtroppo uno può provare ad agire sul sintomo. Però poi c'è tanto di più, quindi può succedere che la persona torni un po' nel momento in cui smette i problemi iniziali. Detto ciò, in generale, cosa si può fare in questi casi? Allora, per quanto riguarda la nausea, io faccio adesso un esempio di un possibile integratore, poi magari lei ne ha provati altri validi che su di lei hanno funzionato. Comunque, un possibile integratore è lo zenzero. Come fitoterapico, lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie, che quindi anche a livello intestinale, se è tutta infiammata, vanno benissimo, e ha anche un'azione
antivomito, antinausea, quindi diciamo che anche in questo caso può essere d'aiuto. Infatti lo zenzero è una di quelle cose che anche in gravidanza si consigliano abbastanza, ecco. Quindi si è visto un po' questi effetti positivi e magari provare una cosa del genere potrebbe dare una mano. Detto ciò, la cosa che secondo me è di fondamentale importanza e cercare di ristabilire, cioè vabbè, con l'alimentazione bisognerebbe disinfiammarsi, fare tutta una serie, un percorso che è difficile, soprattutto se la causa è anche legata un po' allo stress, quindi bisogna capire anche un po' quello. Però sicuramente per cercare di ristabilire una giusta flora batterica bisognerebbe fare un ciclo preciso con determinati ceppi, non vado in farmacia e prendo il lattoflorena a caso, no, ecco, anche perché magari ci sono anche quelli che aiutano ad andare in bagno, però non so che fermenti lattici sto prendendo. Quindi ogni ceppo, ogni batterio ha una funzione, quindi ci sono quelli che aiutano, servono per la stitichezza, per la stipsi, ci sono gli altri che invece aiutano in caso di diarrea. Quindi cercare di fare in modo di ristabilire una corretta flora facendo un ciclo anche lungo di appunto fermenti lattici precisi, naturalmente. Quindi questa secondo me è la prima cosa che sento di consigliarle, probabilmente ci avrà anche già provato, però diciamo che è la base per tutto. Oltre a quello, meno male ho pensato a questi due integratori principali, oltre a quello, l'unica cosa che potrebbe ancora provare, se è tanto legata allo stress, magari provare a prendere qualche pianta che è adattogena, quindi serve un attimino contro lo stress, che è un esempio, può essere la rhodiola. Quindi la rhodiola è un'ottima pianta che va ad agire sullo stress, in realtà sia fisico che mentale, quindi serve anche per il recupero fisico, va ad agire, naturalmente presa per lungo tempo, nel cronico, non è che è un farmaco che io prendo e domani non mi sento, cioè mi sento rilassato, no, però si è visto che comunque dovrebbe andare a aiutare un poco sia sullo stress fisico che mentale. Quindi magari potrebbe provare a prendere una di queste piante per un tot di tempo, intanto cercare di capire cosa la porta a. E ci sono tutta una serie di cose, perché se è lo stress uno può dare la dieta migliore del mondo, i fermenti lattici e tutto, però è difficile perché si dovrebbe fare un lavoro lì a 360, nel senso psicoterapeuta che magari ti aiuta a controllare l'ansia, magari un po' di yoga che ti aiuta a calmare, l'alimentazione corretta che ti aiuta a disinfiammare. Questo sarebbe sempre l'approccio ideale e migliore per provare a risolvere il problema. Però è difficile, perché essendo l'intestino molto legato al nostro cervello è davvero difficile dire fai questo e vedi che si risolve. No, purtroppo non è così, dipende da tutta una serie di cose, dal nostro stato di ansia, di stress di quel momento, eccetera. Quindi ci sono numerose variabili, credo, a riguardo, per cui diciamo che questi casi sono anche un po' più difficili per noi da trattare, perché bisogna capire veramente qual è la causa, se c'entra l'alimentazione, un'intolleranza varia, se è un malassorbimento, cioè che cos'è che porta a... Però non è così, ecco, semplice. Dal mio punto di vista, io, questa persona che si è avvicinata a noi con i percorsi online del dojo, io ho consigliato di provare lo yoga. Quindi le ho detto: guarda, io giro la tua domanda alla nutrizionista, sicuramente mi dirà che la condizione dovrebbe comunque farti una consulenza a te e sentire tutto ciò che fa di te la persona che sei, insomma, però sicuramente una cosa che non hai mai provato, la proverei lo yoga. Quindi dal mio punto di vista stiamo lavorando sotto quell'aspetto lì, anche perché effettivamente anche dal punto di vista emotivo ed energetico l'intestino e la testa sono effettivamente due cervelli. Quindi c'è chi sente con la pancia e quindi quando qualcuno lo fa arrabbiare passa in bagno due giorni. No. Ognuno è fatto a modo suo, ognuno, quindi sicuramente che è in maniera diversa lo stress, quindi esatto. Chi somatizza di più in maniera più visibile, chi è più nascosto, diciamo, lo stress, però colpisce tutti purtroppo. Poi se il problema è molto più serio, anche un controllo al gastroenterologo, naturalmente io lo consiglio, perché se me la sto portando questa situazione da 8 anni, bene sapere anche tutti i vari motivi fisiologici per cui io posso avere diarrea o vari problemi, ecco.
Esatto, qui infatti la domanda arriva da una persona che ha questa condizione da un bel po' di anni, per non dire da quasi tutta la sua vita. Quindi anche lì sicuramente se Francesca dovesse farvi un percorso, cambierebbe anche lì la dinamica del percorso. Ecco, io vedo in linea tra l'altro una delle mie dogine e che potrebbe essere una prossima domanda per quanto riguarda integrazione emicrania. Così mettiamo in difficoltà Francesca perché le do un altro argomentone fotonico. Però mi raccomando, io ho una tematica, affrontiamola. Cioè, io l'ho sgridata a questa persona quando ci siamo viste e le ho detto: ma perché non mi hai detto che hai avuto un'emicrania devastante in lockdown? Dimmelo, trattiamolo, affrontiamolo, perché è vero che non si risolve come una magia con lo yoga, ma tante robe sì. Aiuta. Quindi fate le vostre domande, che noi siamo qui. Tranquillamente, anche perché poi l'emicrania potrebbe anche essere legata un po' all'alimentazione più che proprio all'integrazione. Quindi diciamo che Potrebbe essere una puntata. potrebbe essere una puntata, sì. Sì. Ed è il settimo argomento in 5 giorni che propino a Francesca. Credo da qui al prossimo anno continuiamo di questo passo. Ho già tutto. Ecco. Non c'è l'ansia di non sapere cosa dire. No, infatti siamo a postissimo, siamo a postissimo. Perfetto. Qualcuno mi alza un ditino e dice presente. Ok, benissimo. Allora, mi raccomando, sfruttate le rubriche perché magari sono cose che avete già sentito, che avete già, però il fatto di riparlarne, magari al momento in cui voglio risolverlo il problema, perché vi ricordo, devo volerlo risolvere, se no stiamo qui a parlare di fuffa, ok? Nel momento in cui voglio risolverlo può davvero dare la svolta al mio cambio vita. Quindi a volte ci vanno gli stimoli, è il momento giusto e il professionista giusto. Quindi io, Francesca, andrei in chiusura perché abbiamo di nuovo detto 100 miliardi di cose. Se avete poi domande più specifiche, possiamo estrapolare quello che è già stato detto e farne un approfondimento, però solo se ce lo chiedete. Quindi solo se ce lo chiedete. Io le mie domande a Francesca le ho già fatte, quindi le ho già dato 180.000 spunti e Francesca, lo possiamo dire che parleremo di esposizione al sole e alimentazione? Sì, prossima volta, quindi se ci sono delle domande anche lì a riguardo, vediamo un po' di approfondire anche lì un po' cosa c'è che può esserci utile, ecco. Benissimo. Allora, io mando intanto un cuoricino a Clara che ha sentito emicrania ed è praticamente il suo secondo nome, quindi benissimo. Se ci sono domande specifiche che abbiamo piacere di fare nei commenti, si fanno. Se no, si girano al dojo perché Dojo poi importuna Francesca e le fa la domanda specifica. Quindi diteci anche solo, emicrania aumentata e diminuita, ce l'ho da sempre, ho iniziato a notare che se mangio la cioccolata... Che ne so, iniziate a raccontare un po' di Da casa. robe, una a caso, esatto. Ecco, io in un momento della mia vita, un po' difficilotto, in cui ho sofferto di insonnia fotonica, emicrania fotonica, sedavo il tutto esagerando con l'alcol. Quindi, quando un qualcosa può essere un sedativo e poi in realtà va a peggiorare quella che è la situazione non solo del sintomo, ma del problema. Quindi io a volte vi punzecchio un po', ma perché parlo un po' della mia storia personale. Quindi sappiate che vi voglio bene, però vi punzecchio lo stesso perché le cose, se vogliamo risolvere, si possono risolvere. Quindi passerei la palla a Francesca, le chiederei un mini recap e ti incastro con quest'ultima cosa. No, è difficile, il mio recap. Oggi è complicato. Allora, puoi anche toccare un paio di puntini e non dire tutto, 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 ma proprio solo... Vari problema integratore, facciamo così. Sì, 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 Oggi sì. facciamo un'altra ora di Oggi migliorare, facciamo così. non mi E sembra il caso. mi è arrivata una domanda su Dojo perché giustamente questa persona non riesce a seguirci in diretta e però mi chiede, è vero che parlando di premenopausa, quindi ancora quando sta arrivando ma non c'è ancora, è vero che aumenta la fame? Quindi se nel mentre che mi fai il recap mi infili, Cosa? io mi tolgo dai piedi perché sennò continuo a importunare Francesca e non fa più nulla, via, me ne vado, via. Allora,
Innanzitutto, integratori e fitoterapici sono delle sostanze che possono aiutare, non ci risolvono il problema, soprattutto se non cambiamo anche lo stile di vita, però ci possono dare una mano. Detto questo, è da ricordare che qualsiasi integratore e fitoterapico può andare bene in base anche allo stato di salute della persona, quindi ai farmaci che prende, e eventuali sensibilità, ad esempio di caffeina, cose di questo tipo. Quindi, in ogni caso, facciamoci sempre consigliare dal medico, dal farmacista, da chi ci segue, da chiunque, però bisogna farsi consigliare e non fare proprio di testa propria. Detto ciò, quindi, quali sono le domande che mi avete posto? Menopausa, quali sono i vari integratori che possono essere utilizzati oppure no? Ci sono due fasi durante la menopausa. La prima fase è quella in cui abbiamo caldane, sudorazione, alterazione dell'umore. In questa fase qui, gli isoflavoni contenuti nella soia e nel trifoglio rosso possono darci una mano. Quindi questi sono un tipo di integratore che potrebbe aiutare in caso di caldane. Poi ci sono invece tutti gli integratori che servono per problemi di osteoporosi, quindi nel momento in cui ci siamo assestati a livello ormonale e bisogna stare attenti a non perdere il calcio nelle ossa e non indebolirci troppo, perché finché ci sono stati gli estrogeni ci proteggevano. Nel momento in cui se ne vanno bisogna stare, si abbassano semplicemente, bisogna stare attenti a determinate cose, quindi controllare il livello di vitamina D può essere molto d'aiuto per cercare di avere sempre un giusto assorbimento di calcio e di fosforo sia a livello intestinale sia a livello di escrezione, quindi a livello renale, se è il caso di riassorbire all'interno del nostro corpo oppure no queste sostanze, e va ad agire anche sulla tiroide. Per quanto riguarda invece dei fitoterapici che possono aiutare in questo senso sono quelli ricchi di silicio organico. Il silicio cosa va a fare? Va a fissare il calcio nella matrice ossea e questo fa sì che l'osso diventa più forte e anche in caso di frattura potrebbe essere importante supplementarlo in questo modo. Detto ciò, dove possiamo trovare questo silicio organico? Lo possiamo trovare nel chiseto e nel bambù. Queste sono ad esempio due piante che sono molto ricche di questo elemento. Quindi questo per quanto riguarda la menopausa. Nella menopausa, anzi in premenopausa, può aumentare la fame? Sì, può aumentare la fame. Alla fine è come se fosse un preciclo che dura tanto, mettiamola così. Abbiamo comunque tutto delle variazioni a livello ormonale che vanno a intaccarci in diversi punti, in diversi modi. Detto ciò, per quanto riguarda invece il metabolismo, possiamo dividere gli integratori in due classi, quelle che contengono caffeina e quelle che contengono iodio, anzi in tre perché c'è anche quelle che contengono sinefrina, ovvero il citrus. Queste vanno ad agire tutte in maniera termogenica, quindi aumentano la dispersione di calore, trasformando quindi l'energia che noi abbiamo stoccato in calore. Così facendo naturalmente il metabolismo tra virgolette si alza. Oltre a fare questo, la caffeina cosa va a fare? Va a mobilitare anche i grassi che sono stoccati all'interno del mio adipocita, quindi una cellula che contiene grasso, li mobilizza e questo fa sì che possano essere più facilmente utilizzati. Quindi questo per quanto riguarda quelli che riguardano il metabolismo. Poi passiamo a quelli relativi allo sport. Quelli relativi allo sport è molto importante capire un pochettino qual è il mio obiettivo, cosa vado a fare, se sudo, se non sudo, e in base a quello ci può essere la necessità di fare un'integrazione piuttosto che l'altra. Se sudo tanto, ad esempio, i sali minerali possono essere di grande importanza, quindi un'integrazione di appunto magnesio e potassio d'estate che sudo tanto, oppure se semplicemente faccio un'attività molto intensa che mi porta a sudare davvero tanto, allora lì può essere un aiuto in più per cercare di non sentirsi troppo deboli.
Altra cosa, altri integratori che spesso vengono utilizzati sono le proteine. Le più famose proteine utilizzate sono quelle del siero del latte, le whey protein. Le whey protein cosa hanno? Hanno un po' degli aminoacidi essenziali, quelli ramificati, quindi sono complete un po' di tutto, e queste in determinati momenti, soprattutto se magari la dieta non ha un contenuto di proteina elevato da soddisfare il mio fabbisogno proteico, possono essere effettivamente utili. Detto questo, quindi per lo sport anche più o meno, ci sono anche altri integratori, però non mi sarei a soffermare troppo. Detto questo, passiamo all'ultimo argomento, che era la nausea e diarrea. Cosa fare, come integrare? Allora, chi ha problemi di nausea e diarrea molto spesso è molto stressato, quindi è molto collegato questo problema con il nostro cervello. Quindi cosa si può fare? O prendere qualcosa anche un po' per cercare di ridurre un po' lo stress, quindi ad esempio c'è la rhodiola rosea, che è molto utile, è una pianta adattogena che serve a far diminuire un po' sia lo stress fisico che mentale. E poi sicuramente un'altra cosa che è da fare è cercare di impiantare i giusti batteri a livello intestinale, quindi fare un ciclo di integrazione anche abbastanza lungo, che può durare un mese, 2 mesi, 3 mesi, quindi stiamo parlando veramente di tempi lunghi, non di una settimana di tempo, e vedere se la situazione migliora. Ogni batterio infatti fa determinate cose, quindi ci sono quelli che servono in caso di stipsi, quelli in caso di diarrea, quindi capire anche bene qual è il protocollo giusto da fare. Detto questo, ultimo integratore che può aiutare per quanto riguarda la nausea, i problemi di nausea, è lo zenzero, che ha proprietà antinfiammatorie, quindi considerando che probabilmente ci sarà anche un quadro infiammato a livello intestinale, va benissimo, e poi va ad agire proprio con un'azione che è antinausea e antivomito. Quindi questi sono un po' gli integratori principali. Io ce l'ho fatta a dire un po' tutto in breve. Bravissima, bravissima. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. E nulla, per altre domande scrivete. E mi lasci da sola di nuovo, che fai? No, ci sono. È che il tastino del video l'ho pigiato 2 volte e lui si è un attimo spaventato. Ha detto, oh mio Dio. Quindi... Mi raccomando, domande specifiche, approfittatene. Prossima puntata, sicuramente io ho già incastrato Francesca per quanto riguarda l'esposizione al sole, quindi non solo voglio la tintarella, ma anche il proteggersi, magari, cioè proprio il sole e l'alimentazione, quanto si influenzano l'uno con l'altro, quanto si fanno bene, quanto magari no, e in maniera che non mi facciate tanti danni, perché già solo nelle passeggiate non si mettono la crema solare, quindi metteremo anche quel punto lì, esatto, male. Metteremo anche quel punto da male. Qui la vitamina T non di più. Senti, stop. Quindi il prossimo argomento già reputato, però mi raccomando, aiutateci ad aiutarvi, domande specifiche, il CEL aiuta. Quindi iniziate, bravissimi, già lo sapete, bravissimi, a ringraziare la nostra Francesca, perché ricordiamo, noi stiamo cercando di tenere duro facendo abbastanza fatica, però queste rubriche stiamo cercando di mantenerle il più possibile, ok? Io ho cercato di convincere i miei ospiti dicendo, ma una volta ogni 2 settimane, no? Quindi, però ricordate che comunque è un professionista che è qui a scopo gratuito, quindi quello che è il vostro compito è semplicemente fare domande, applicare i suggerimenti e ovviamente ringraziare la nostra splendida Francesca, quindi via di cuoricini e di fiorellini. Inizio a metterli in sovraimpressione. Quindi grazie mille Francesca, oggi complimenti perché siamo riusciti a dire 150.000 cose. Sì, era abbastanza ampio e ho dovuto scrivere abbastanza perché sennò era la fine. E PS per la rhodiola, io l'ho usata la rhodiola per un bel paio d'anni per la stanchezza mentale del risveglio. E sì, ed è stata veramente una roba che non pensavo, perché mi ha dato veramente una bella mano. E l'ho usata però per un anno continuato, qui, cioè per un po'. Sì, allora, faccio solo un appunto, visto che hai detto questa cosa. In realtà
la cosa ottimale per le piante sarebbe non prenderle per un anno proprio di continuo, ma ogni tanto stopparsi e fermarsi, anche perché comunque diciamo che il nostro corpo dopo un po' si abitua anche, quindi è bene magari farlo per quelle 6 settimane, ma in genere si consiglia di stopparsi dopo le 6 settimane, avere un periodo di stop e poi magari fare un altro ciclo di integrazione. Poi riprende. Guarda i fitoterapici e le piante, quindi proprio da prendere sempre, magari poi dipende anche dalla pianta, ci sono alcune piante che sono più innocue, quindi si possono tranquillamente prendere sempre, altre che magari dare tutto l'anno, che ne so, il guaranà con tutta sta caffeina, magari no, ecco, quindi tenevo solo a precisare questa cosa, perché poi dipende molto dalle piante, anche perché poi alcune magari in minima parte vanno anche un po' ad agire sul fegato, quindi magari possono alzare poco poco le transaminasi, fanno bene per delle punti, magari con altri, quindi bisogna capire un attimino cosa si fa come al solito e ogni tanto stopparsi, fermarsi e capire se è il caso di rifare un altro ciclo, se può non essere necessario. Cioè. Ecco, oggi ad esempio non abbiamo parlato di quantità precise e, scusatemi, continuano ad arrivare loro, quantità precise e tempistiche precise, perché? Perché dipende da persona a persona. Giusto? Mi confermi? Certo, assolutamente sì. Ok, allora abbiamo anche già delle domande per le prossime volte. Sei fregata perché stavolta mi stanno già arrivando. Già, io non le vedo. No, perché mi arrivano in privato, hanno scritto al dojo e mi vengono già girate. Quindi bravissimi, così si fa, esattamente così. Prossima puntata, esposizione al sole, perché ne parleremo sia con l'alimentazione sia anche con la naturopata, quindi c'è... viene fuori un argomentone, e se avete già delle domande per l'esposizione al sole fatele, perché ad esempio con Sasha ci siamo già organizzate che saranno 3 puntate, prima, durante e dopo, perché parliamo anche di pelle eccetera, quindi se mi date le domande specifiche e Francesca mi autorizza a incastrarla per un più puntate, si può fare. Okay. Per adesso andiamo in chiusura. Poi vediamo. Step by step. No, se posso, mi faccio tutte le dirette mentre sono al mare e via. Facciamo con il fruscio del mare sottofondo, mi rilassate voi, mi rilasso io, perfetto. Questo potrebbe essere un'idea, perché così Germana vede il mare, quindi potrebbe. Pensiamoci. Quindi, ecco, anche domande, bravissime, anche domande nei commenti, ma non le leggiamo più, le guardiamo. Guardiamo io e Francesca adesso che andiamo offline dalla diretta, così non l'allunghiamo troppo. Il video verrà salvato su YouTube, ricordatevi la playlist Alimentazione Consapevole, trovate tutte le perle di saggezza che ci ha condiviso in queste, e ormai sono 3 mesi, Francesca. Sì. Allora, oggi è 11ª puntata, perché le ho contate stamattina che mettevo un po' d'ordine sul canale YouTube, 11ª. E io, per mia somma gioia, se volete ridere, che odio tagliare i video, lo sapete ormai, non è un segreto per nessuno, mi sono ridownloadata tutti e 24 gli episodi di Funzionale Soft, perché li devo tagliare per fare l'enciclopedia del dojo. Quindi, ricordate che... ricordate che anche quello che vedete online in realtà è sempre frutto di un lavoro e di una preparazione, quindi mi raccomando, e conoscenza a vostra disposizione, ma applicatela. Grazie mille Francesca e ti mando un super mega bacione. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Allora, io mi nascondo Francesca nel mio cilindro, il cilindro del salottino delle rubriche del dojo, quindi farò mettere alla mia grafica anche un cilindro, così almeno ci tiro fuori i nostri ospiti. Allora, spero che vi sia piaciuto questo cambio di location, sembro un po' più scura in volto, sembro quasi abbronzata, ma non ci credete perché non è assolutamente vero, ho fatto 2 passeggiate e mi si è spelato il naso. Allora, ci vediamo domani alle ore 15 per la rubrica Semini di benessere, per parlare con Sasha dell'esposizione al sole in fase preventiva, quindi prima di espormi al sole, 1 mesetto, 2 settimane, qualche ora, cosa devo fare, cosa si può fare, quali sono gli strumenti che ho e anche le protezioni che poi potrò andare a utilizzare, quindi preparazione durante e dopo l'esposizione, 3 puntate per voi, perché vi ho visto combinare dei
strocchi con sto sole, c'è chi si è preso già l'insolazione con la pelle da finlandese un mese fa, quindi adesso vi aggiusto io, dovete semplicemente seguirci, condividerci e applicare quello che vi portiamo in rubrica. Un bacione dal salottino delle rubriche del dojo per i miei dogini, ci vediamo tra pochissimo in diretta in allenamento. Sapete che di solito mi programmate voi sulla TV per vedermi meglio con i preregistrati, invece con le dirette è il contrario, siete sulla mia TV, giganteschi tutti per me. Super mega bacione, ci vediamo domani.